Possiamo dire forse per la prima volta il vero Pescara di Zeman per qualità di gioco e qualità di occasioni da rete create? Ma oggi secondo me si è visto qualcosa di Zeman, perché è arrivato da 10 giorni, non è che i miracoli non li fa nessuno, quindi figuriamoci se li può fare Zeman. Oggi si è visto qualcosa di quello che sta facendo Zeman con i ragazzi in allenamento e soprattutto si è visto che quando puoi giocare con la palla a terra, questo Pescara ha una qualità superiore. Soprattutto perché, con un uomo, Rafià. Ma non solo Rafià, per Rafià sicuramente non c'entra proprio niente, né in queste categorie e forse nemmeno in B. Io non so come possa fare un giocatore così a giocare in Serie C, però credo che se lo debba chiedere più lui, perché con quella qualità credo che in Serie A ce ne siano pochi giocatori così. Quindi adesso però inizierà il Ramadan per lui. Ma è la loro religione, però credo che anche negli altri anni sia iniziato, e Rafià è un professionista, farà quello che deve fare. La partita, abbiamo detto, bella, giocata bene, con tante occasioni da rete, sbloccata nel secondo tempo. La cosa che le è piaciuta di più in questo pomeriggio, Presidente? Intanto a 5 minuti dalla fine il Foggia è sotto a Cerignola e quindi il Pescara torna da solo al terzo posto. Sì, ma dobbiamo guardare a noi stessi, noi cerchiamo di vincere le partite e poi gli altri faranno il loro, non è che dobbiamo guardare il Foggia piuttosto che gli altri. Noi se facciamo come abbiamo fatto oggi possiamo fare bene e arrivare fino in fondo, altrimenti se facciamo quello che abbiamo fatto a Messina possono pure dormire gli altri, che magari terzi non ci arriviamo mai, quindi. A proposito, ma era arrabbiato a Messina? Ma no, arrabbiato no, perché alla fine purtroppo io lo dico, l'ho detto in Lega, mi sono espresso più volte, perché se facciamo lo stesso campionato e poi uno gioca nell'orto e un altro gioca in un campo di calcio, le cose non sono uguali, perché è inutile che noi mettiamo qualità se poi dobbiamo andare a giocare a pallonate. Presidente, vuole dire qualcosa a Vincenzo Vivarini, che oggi è ufficialmente promosso in B? Poi domande da studio. Faccio i complimenti, ha fatto un campionato a parte il Catanzaro, ma non solo a Vivarini, a Floriano Noto che è il presidente, a tutta la società, perché hanno fatto qualcosa di straordinario. Studio per il presidente Daniele Sebastiani. Il presidente, intanto lo salutiamo, Fabio Ferraresi. Saluto Daniele, ciao Press. Sulla partita abbiamo detto già tutto, oggi Pescara ha fatto benissimo. Una curiosità mia: se sei contento comunque dell'accoglienza che anche la piazza ha dato a Maniero, secondo me meritata, perché è un ragazzo che quando è stato qua ha sempre dato tutto. Ma Maniero è un figlio del Pescara, l'abbiamo preso noi a quel tempo all'inizio, l'abbiamo ripreso, è un giocatore che è molto legato a questa piazza ed è giusto e corretto che poi quando arrivano questi ragazzi che comunque hanno dato il loro contributo a Pescara vengono accolti così. Un'altra domanda per il Presidente, poi lo salutiamo con una considerazione mia. No, io volevo fare una considerazione col Presidente, perché è vero che questa è la squadra tecnica, ci mancherebbe, però quando non arrivano le giocate, come è successo a Messina, insomma c'erano le condizioni un po' particolari. Ma poi, come le fai le giocate? Le fai le giocate su un campo di patate? Ma infatti io stavo dicendo un'altra cosa, se mi fa finire il Presidente così ci capiamo. Quando non arrivano le giocate forse servirebbe qualcosa in più dal punto di vista dell'agonismo, della cattiveria, della garra, della cazzimma. Quello che non abbiamo visto a Messina e in altre gare di questo campionato, non solo a Messina. Ma non siamo una squadra così, quindi è inutile chiedere quello che non hai. Noi non siamo non abbiamo dei giocatori che hanno quelle caratteristiche, abbiamo fatto una squadra per cercare di giocare a calcio, come ce ne sono altri in questo campionato. È chiaro che quando lo puoi fare si vedono partite come oggi, anche perché la Turris ha giocato la sua partita e ha fatto anche delle buone azioni, quindi voglio dire, abbiamo giocato a calcio oggi. Sì, no, ma su questo non ci sono dubbi, Presidente, però ci sono delle partite. Ti ho già risposto, non ce l'abbiamo con i giocatori. No, ho capito, non ce l'abbiamo, non ce li possiamo comprare. No, ci mancherebbe, rimaniamo di due punti, di due idee sono diverse. Massimo, io sono d'accordo con te. No, io stavo io sono d'accordo con te, ma sì, no, volevo dire solo questo. Io ho capito che stai dicendo, sono, però se non ci abbiamo quelle caratteristiche, è inutile che vuoi chiedere ragazzi, ma a gente che magari gioca di fioretto. No, nel senso che ci sono le partite sporche, per esempio la partita di Agropoli, no? Che chiaramente non può soddisfare un tecnico perché l'hai vinta, no? Soprattutto tirando poco in porta, però sono quelle le partite poi che fanno la differenza in un campionato di C difficile contro squadre che si arroccano dietro e che non ti concedono spazi, questo intendo dire. Sì, però voglio dire, se tu la puoi giocare la partita, magari metti in evidenza quello che c'hai,
noi le caratteristiche che io sono d'accordo con te sul fatto che certe partite ci vuole più agonismo, più cazzimma, magari qualche volta mandare pure il pallone a 200 metri, però noi non ce l'abbiamo quelle caratteristiche, quindi siamo costretti e condannati a cercare di giocare a calcio. Io spendo l'ultima battuta, Presidente, per chiederle un suo giudizio su Ivan Mesic. È la terza partita, se non erro, consecutiva che fa con Zeman. Insomma, le piace questo giocatore? L'abbiamo preso per quello, quindi eravamo più che io che non lo conoscevo, però il direttore era straconvinto sul ragazzo e il ragazzo credo che stia facendo bene.